No, se no che urlavo come lo scemo. E che ne so, un famellico. Un famellico. Chi è un famellico? Cominciamo. So che li stanno dietro. Allora, dai, Luciano, casa del materasso, mille motivi. Buongiorno. Sono anni che Luciano ci dà mille motivi per acquistare un materasso nuovo. Ha riportato la cultura del materasso, perché ci sono delle persone che dormivano su questi materassi pensando così, dice, ma non pensandoci proprio. E dimmi, abbiamo trovato materassi conciati veramente male. Bisogna dirlo, sì, però sì, sì. Luciano, perché... io Mario informo sul materasso delle novità che ci sono. Io qualche tempo fa dietro parlai di qualche redazionale fa, sì. Parlai così, tanto per gioco, di un materasso antiseparazione, ma tanto per gioco così, no? E vedo che comunque qualcuno te lo nomina. Quello, sì, quello che la gente che compra il materasso da loro non si separano. Abbiamo guardato il 95% non ma si separano. No, come no? Ma infatti è stato qualche caso. Sarà l'accucchiaiamento. Accucchiata, Maria, forte accucchiata, magari ce ne fosse il ritorno da accucchiata. Praticamente questo materasso qui è un materasso che comunque già parlai, che comunque in qualche caso ha funzionato. È comunque un materasso che noi vendiamo in offerta, è il solito materasso dell'offerta, una 350 matrimoniale, solo che ha una piccola modifica sulla stoffa, è un po' particolare. È un materasso che comunque io dico che tutto il mondo, tutti i problemi del mondo, Mario, tutti i problemi del mondo si risolvono sul materasso. Tutti i problemi del mondo. Guarda, sul materasso. Rubi, anche Rubi. Guarda, Silvio, bunga, lasciamo aperte. Tutti i problemi del mondo si risolvono sul materasso. Sul materasso. Tutto. E quando i coniugi, ecco, litigano, magari che bisticciano, dov'è che vanno a far pace? Dov'è che fanno a pace, Mario? Sul materasso. Ma dai, ma che mi sul dice? Materasso si fa pace, tutto si fa sul materasso, si fa pace. Poi se il materasso magari non è un granché, che magari un materassaccio manda a monte anche la pace che uno vuole fare. Io dico che il materasso se deve essere sempre in funzione. Io, ecco, udite, sentite questa cosa che io vi dico, udite. Mettiamo un po' papa, un po' leader politico. Udite questo che vi sto dicendo. Udite. Mettiamo che questo materasso che voi acquistate da me, no? Sì. Non sortisce nessun effetto magico. Niente, boh, non fa niente. Qual è il danno? Niente, che comunque vi trovate in casa un materasso a 350 matrimoniale che vi dura 20 anni, che vi fa un effetto terapeutico favoloso, un effetto terapeutico magico, cioè che vi fa dormire bene per 20 anni, non fa niente, d'accordo, va bene. Qual è il danno? Niente. Non avete, cioè, non vi sveno, non vi levo niente. E mettiamo che Mario, questo materasso, oltre a farti dormire bene per 20 anni, sortisce anche quell'effetto magico? Me lo dà 50.000 euro almeno. Ah, che va risparmiato avvocato e tutto quanto. E invece lui non li vuole, pensa. Lui lo vende soltanto a quello che costa. Cioè, ma veramente, grande, questo materasso qui, adesso noi stiamo scherzando, stiamo parlando. Però perché non provare? Perché non provare? Ecco, il materasso, uno, prima, ecco, vi state per separare? Aspettate un momento, fermatevi un attimo. Venite un attimo da Luciano. Guardate se il vostro materasso sotto fa schifo. Perché, oddio, fare pace sul letto va bene, ma se il materasso non va bene, deve essere funzionante, il materasso deve accogliere. Se fai pace sul materassaccio, e allora non va niente. Poi ecco Mario, poi la pace, vedi Mario, la pace si fa sempre sul materasso. Poi se anche la pace non funziona più, allora è finito tutto, Mario. Allora è un guaio. Però prima di il materasso, tenete sempre presente che comunque va sempre guardato, visto. Diciamo che è l'ultima chance, è l'ultima, no? Chance. Oddio, il materasso, cioè, è l'ultima chance, d'accordo. Però perché non provare? Ma se butto tanti soldi, Mario, tramuleti, fatture, polveri magiche. Dai. Oh, fattucchiere, maghi. Sì, sì, ma perché non provare il materasso? L'unica cosa, Mario, che c'è su questo materasso... Ecco, diciamole tutte. Bravo, lo devo dire perché comunque... Voglio dire, crea un po' di imbarazzo, no? Andare in giro a chiedere un materasso antiseparazione fa solo ride. Cioè, voglio dire, crea un po' di imbarazzo. Non però, è vero, non è vero. Però, Luciano, però Mario, Luciano, ci sono i modi. Ci sono i modi per acquistarlo. Va bene. Vi crea imbarazzo? Lo potete ordinare per telefono.
potete parlare con me. Vabbè, ma mica stanno ordinando chissà che, stanno ordinando un materasso antiseparazione che insomma sì, ci sta. Ma si pure scherzare. No, ma tra l'altro quanto costa un materasso antiseparazione? Proprio io vorrei che tu ne mettessi nella tua. Nel mio negozio. Tuo negozio proprio una linea materasso antiseparazione. Ci stanno i miei figli che io ce l'ho esposto, che non ce lo metto antiseparazione perché si vergognano. Ma no, ma te vergogni. Vogliamo portare novità, una ventata di novità sul mondo. Ma che te vergogni? Ma se un materasso ti salva il matrimonio, ma mi devo dare 50.000 euro che ti salvo tutta la vocale. Non ci mette però il prezzo, lì c'è da vergognarsi su 50.000 euro. No, costa 350, ma no, bravo. Ah, 150 euro. Vogliamo portare una novità sul mondo dei materassi che pochi conoscono? Vogliamo svelare tutte le retroscene. Allora, mi giuri che metti matrimonio antiseparazione, materasso antiseparazione? Ce ne metto scritto, ce ne metto scritto, perché comunque. Guarda, questo è un genio. Comunque, veramente, uno si fa. Guarda Mario, io prima di separarsi, guarda che la separazione oggi è dolorosa. Oggi la separazione. Ma non solo io di fronte, Mario, ma io di fronte alla separazione dolorosa che ti rende quasi un barbone, ma io ci faccio. Cioè io ci penserei, proverei tutto e per tutto. Cioè io di fronte alla separazione mi darei la moglie, la mogliettina, cercherei di stare in famiglia, cercherei di provare tutto prima di separarmi. Perché di fronte alla separazione io ci provo tutto, Mario. Quanto costa? 3,50. Allora lo fai a 3,30? 3,30 è poco? E se non si separano un invito a cena almeno? Allora, almeno un invito a cena. Allora facciamo da oggi il matrimonio antiseparazione da Luciano 3,30. Oh. E un invito a cena. Luciano. E poi, mi raccomando, poi ma io passo domani è inutile che te lo faccio vedere. Lunedì io passo, te lo faccio vedere perché Mario. Vado dai miei amici di Monte del famoso bar. Il famoso bar che tu conosci. Bar Monte Rotondo? Ma quale Monte Rotondo? Riportarci, ma sta vicino l'Appia, da testa. Bar Napoleoni. Bar Napoleoni, la torta Napoleoni. La torta Napoleoni, bella, grande. Io passo là e passo. Te lo faccio vedere. Allora, te lo faccio anche provare. Bravissimo. L'unica cosa che c'è, Mario, è che poi sia che ti ci può dormire subito, però ti svegliamo lui. Vabbè, ecco, la allora, prova. Materasso antiseparazione da lunedì da Luciano. La casa del materasso invece del 50, 3,30 per una settimana, però. Lo sconto Marione. 3,30. Però per una settimana, perché una settimana. Adesso però noi ti lasciamo perché dobbiamo ricordare a tutti che sei in via Pianova 545, l'altezza è via delle Cave. Il telefono è lo 0678 6706, però bisogna andarci da Luciano. C'è anche, per curiosità, c'è venire. Anche il sito lucianomaterassi.it. Luciano. Grazie, Mario. Allora rifacciamo. Lo metto per iscritto. Per iscritto, perciò materasso antiseparazione. Ci metto una sigla. Metti 3,50. Vero. Sbarri. Ma Giorgio Mario, scusa. Mi devi sentire sì, a me. Sì, grazie, Luciano. Grazie. 3,50. Sbarri. Sì. E metti 3,30. Scontato, va sconto bene. Marione. Ma oggi Mario ci separa per cose da niente. Da cose da fuori. Ma di questo ce ne occuperemo fra poco. Madonna. Con Pappagallo. Va bene. Separazioni. Ciao a tutti. Grazie dell'ascolto. No, amici. Grazie a te. Ciao. Ti sei dimenticato?